Omnes laci est quidique escit, quae omer pervadire escit. Un saluto a tutti i video ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio pubblicato da Ortoetes Editrice da poco, dal titolo Supremum Mentis Desiderium, la mediazione bonaventuriana nel neoplatonismo di Niccolò Cusano, di Dario Tordoni, che abbiamo il piacere di avere nostro gradito ospite e col quale siamo desiderosi di avviare questa meditazione, mediazione su Niccolò Cusano, molto interessante. Le lascio subito la parola, prego, a lei. Grazie, grazie mille. Innanzitutto grazie per questa opportunità, che ovviamente è sempre un piacere. Allora sì, questo libro è uscito da poco e il titolo già Supremum Mentis Desiderium, partirei proprio da qui perché ci dice un po' le varie traiettorie che poi vengono affrontate appunto nel saggio. Questa frase, questa espressione è presa dall'ultima opera di Cusano, Il De Abice Theoriae, e appunto parla di questo desiderio supremo della mente. E appunto qui ritroviamo già le varie tematiche. Innanzitutto ci dice che l'uomo è mente. E il fatto che l'uomo sia mens, prima di essere homo, quindi sostanza uomo, questo già ci dice tanto, perché appunto tanto Bonaventura quanto Cusano si rifanno a un'etimologia che poi filologicamente non è corretta, ma la correttezza in questi contesti ci dice poco. È molto più interessante vedere come il linguaggio è stato appunto trasformato per farsi espressione, no? Per esprimere appunto un pensiero. E quindi il fatto che l'uomo sia mente già ci dice innanzitutto della collocazione filosofica nella quale si pongono tanto Bonaventura quanto Cusano, che è quella sicuramente agostiniana. E poi appunto dicevo di questa etimologia che vede mens venire da mensura, quindi dalla misura, dal prendere misura. In qualche modo allora la vera essenza, la vera connotazione dell'essere umano, dell'uomo, è proprio quella di essere il donatario della possibilità di misura, di misurare. Ma ci dice anche che questa mente è essenzialmente desiderante, anelante. E qui penso in particolare a Bonaventura, che nel momento in cui inizia il suo famosissimo Itinerarium Mentis in Deum, la sua opera più celebre, ci dice proprio come l'uomo che è pronto per l'itinerarium è il vir desideriorum, ovvero l'uomo di grandi desideri. Inoltre, supremum mentis desiderium, appunto supremum, ci dice già che l'uomo, che la mente, appunto ha un desiderio più alto di tutti. E questo desiderio più alto di tutti, supremum, appunto, è Dio. Il termine stesso di supremum ci dice già della connotazione con i tratti della infinità, essenzialmente dell'assolutezza, quindi, di Dio. E anche della sfondatezza, potremmo dire. Perché? Proprio nel senso che la contemplazione di Dio a questo livello dischiude, apre l'uomo per farlo fuoriuscire dalla dimensione finita creaturale, che appunto è il suo stato base, il suo stato di default, potremmo dire, insomma. E niente, la tesi che propongo in questo studio è che probabilmente Cusano abbia risentito dell'influenza di Bonaventura. Cusano ha conosciuto Bonaventura, nel senso che l'ho letto molto. Adesso, grazie all'opera Omnia degli scritti di Cusano, abbiamo i vari riferimenti. E Bonaventura è un autore
direi di primo piano per Cusano. Questo magari non tanto nelle opere filosofiche, in cui Bonaventura è comunque presente in due momenti particolarmente importanti della speculazione cusaniana, ovvero nei dialoghi d'Idiota e anche nel Trialogus de Possest, che sono appunto due snodi, due punti chiave del percorso speculativo di Cusano. Ma soprattutto Bonaventura è presente negli scritti sermonistici, in tutta la produzione dei sermoni di Cusano. Il nome di Bonaventura torna appunto per tutto il periodo della produzione dei sermoni. E quindi la tesi che propongo è che uno degli elementi in cui è più palese questa influenza di Bonaventura in Cusano sia proprio in questa tematica del desiderio, non tanto appunto in una tematica del desiderio da intendere come diremmo oggi in una prospettiva antropologica, ma è un desiderio in cui la dimensione antropologica è strettamente legata, in particolare appunto in questi due autori si presenta strettamente interconnessa con la dimensione propriamente teoretica e anche teologica di questi due autori. Non so se. Sì, l'argomento non è proprio No, come beh, l'argomento non è semplicissimo, appunto, certo. confesso un po' di invidia perché i temi filosofici mi attirano, ma nello stesso tempo mi respingono. Sono un materialista di Ah, un natura. materialista. Sì. Probabilmente tanto Bonaventura che Cusano non la vedrebbero molto come lei. Allora, un materialista. Me lo Ma immagino ascoltandola. è anche vero che questo può essere un elemento interessante, che secondo me la ricchezza, soprattutto per oggi, non sono un grande fan dell'attualità, la cosiddetta attualità, nel senso che un autore del 200, un autore del 400 non necessariamente ha valore perché magari risulta attuale, che nonostante tutto alcuni autori risultano più attuali. Io penso che la grandezza di Bonaventura e di Cusano stia proprio in questa nuova ontologia, che appunto passando attraverso la concezione dell'infinito, del pensare quindi adeguatamente l'infinitezza, l'infinità di Dio, la sua assolutezza rispetto al mondo, questo li porti a saltare il discorso prettamente dicotomico tra materia e spirito. Per questo le dicevo che probabilmente il far parte di un partito, appunto parte, non rende ragione del tutto. È proprio in una prospettiva di rendere ragione della realtà nella sua totalità, ecco, è in questa linea che questi due autori si muovono e che possono dirci ancora molto. Il capitolo principale del libro affronta proprio la dinamica trinitaria, per come è stata affrontata da Bonaventura e da Cusano. E rifacendomi anche a studi di altri grandi studiosi, penso in particolare a Linkhouse, Thomas Linkhouse in questo caso, che mi ha aiutato molto perché mi ha aperto un po' la via da seguire, ovvero quella di vedere già in Bonaventura un'anticipazione, potremmo dire, dell'assunzione del concetto di infinito in termini proprio di assolutezza, quindi l'infinità divina pensata in modo radicale. E questo pensare in modo radicale all'infinità divina porta Bonaventura già ad affermare l'identità di essere, di esse e posse, quindi di essere e di potere in Dio. E il fatto di dare una così grande importanza al posse divino è proprio un elemento principale di quella grande traiettoria della storia della filosofia moderna che poi si baserà proprio sull'idea dell'onnipotenza dei, no? Ma un esempio per tutti, basti pensare a Cartesio, che
proprio nella dottrina della creazione delle verità eterne, porta alle estreme conseguenze l'idea di un potere absolutus, di un potere assoluto e quindi infinito di Dio, con esiti che saranno ovviamente molto diversi da quelli di Bonaventura e di Cusano. Però ecco, la traiettoria è proprio quella. Quindi in qualche modo di attualità se ne può parlare, ecco, questo volevo dire. Beh, intanto si può anche andarsi a comprare il libro e così uno non parlerebbe a sproposito come posso fare io che affronto questi temi con un certo distacco. E quindi io ricordo il titolo in modo tale che chi lo desidera lo possa andare ad acquistare ed è Supremum Mentis Desiderium. La mediazione bonaventuriana nel neoplatonismo di Niccolò Cusano, pubblicato da Ortoetes Editrice da pochissimo e scritto da Dario Tordoni, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro gradito ospite, che io ringrazio tanto per aver accettato il nostro Grazie invito. a lei, è A stato un tutti piacere. i nostri videoascoltatori, ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove troverete tutte le nostre video presentazioni. Grazie ancora e alla prossima avventura, allora. Grazie, speriamo. Iam mihi gratiis quidique escit,